importante evento nazionale a Salerno per il primo raduno del Vespa Club. Sì, è un importante evento. Noi abbiamo già sostenuto in passato le iniziative del Vespa Club, che da alcuni anni promuove in città delle iniziative che sono soprattutto anche di carattere turistico, a partire dalle più piccole, la gincana, la regolarità, insomma gare tecniche specifiche del settore che hanno portato già a Salerno un po' di persone dal sud Italia e dalle altre parti d'Italia. Quest'anno in realtà recuperiamo un'iniziativa che si voleva fare negli anni scorsi, ma purtroppo causa pandemia non si è potuta tenere. Quest'anno appunto recuperiamo il raduno nazionale dei Vespisti d'Italia, quindi un plauso al Vespa Club che è molto attivo sul territorio della città e che ovviamente porterà lustro alla nostra città con un'iniziativa che porterà un po' di persone a Salerno con un'organizzazione particolare. Sarà anche un bel vedersi di vespe, diciamo, di tutte le epoche, di tutte le categorie in giro per la città nella giornata di domenica. È un evento che abbiamo opportunamente condiviso con l'assessorato al turismo, il collega Ferrara, che ha dato supporto a questa iniziativa, ha avallato questa iniziativa e ovviamente in sinergia rispetto a tutta l'amministrazione noi siamo onorati di ospitare anche in questa casa il Vespa Club per dare giusta visibilità a un evento che in qualche modo porterà a Salerno turisti e sarà sicuramente, diciamo, un punto di partenza rispetto a tante altre iniziative che potremmo sostenere per il futuro.